noi pensiamo che Roma debba dire la sua opinione, ovviamente, anche perché non ci accontentiamo di quello che viene detto e sappiamo che la maggior parte dei costi, poi vuoi o non vuoi, ricadranno proprio sui cittadini romani. Abbiamo incalzato questa giunta a mantenere le sue promesse elettorali, cosa che in questo momento ci sembra che non si stia facendo e si stia un po' tentennando, diciamo, strizzando un po' l'occhio alcuni settori dei poteri forti. Noi ribadiamo il nostro no alle Olimpiadi perché sappiamo che da queste Olimpiadi Roma e i cittadini romani non hanno nulla da guadagnare, guadagneranno solo i soliti noti. Parliamo di Olimpiadi, un tema importante. Ecco Carlo, pensi che sia più un diritto dell'Italia o un diritto di Roma a decidere riguardo questo importante evento, il più importante evento sportivo? Ma è un diritto di entrambi, ovviamente dei cittadini romani soprattutto e anche dei cittadini italiani. Io ho visto un cambio di rotta continuo da più parti, schizofrenico quasi, e devo dire che alla fine una summa che ha tirato fuori Luca Di Bartolomei ieri dicendo beh allora andiamo a fare questo referendum, perché la città sembra che non riesca più a capire quali sono le posizioni all'interno del partito di governo della città, c'è gente che la pensa in un modo e poi dopo la pensa in un altro, e altrettanto è accaduto all'interno dei vari partiti. E allora se c'è confusione all'interno dei partiti, diamo la parola al cittadino. Tecnicamente quelle degli anni 60 furono effettivamente un volano incredibile, poi come Rai seguite perfettamente gli eventi olimpici in giro per il mondo. Una luce troppo forte per un mese e poi le luci si spengono quando è così, oppure davvero qualcosa resta nel paese, nella città che le ospita? Dunque io ho seguito numerose Olimpiadi e credo che quello che dà l'Olimpiade come strutture alla città che le ospita sia poco, o meglio, o queste strutture ce l'hanno, vedi Londra, vedi Sydney ad esempio, non si crea nessun tipo di problema. Se queste strutture non ci sono, a me sembra che non è che Rio possa essere contenta di quello che è accaduto, né altrettanto può dirlo Atene. Per cui le cose vanno raccontate, ognuno può avere la propria posizione, basta che le persone che sono i cittadini soprattutto siano informati di quello che è accaduto e quello che potrebbe accadere. Durante questa tornata elettorale i quartieri ricchi hanno votato il PD. E in un posto appunto come questo però i voti si sono persi, magari appunto sono andati alla sindaca Raggi, quando invece le vediamo in questo quartiere sono ancora le sezioni del vecchio PC. Cosa è successo e come si può rimediare? Ma certamente c'è stato un progressivo spostamento del Partito Democratico che ha trasformato completamente la sua natura, non è più neanche lontanamente erede di quello che fu il Partito Comunista Italiano, con tutte anche le problematiche relative ai processi interni al PC. Riconquistare la fiducia dei settori popolari sarà un lavoro lungo, purtroppo anche i comunisti hanno commesso degli errori in questi anni, li hanno commessi soprattutto ricercando alleanze con il Partito Democratico e con i suoi predecessori. Un dato parzialmente positivo è che noi comunque abbiamo preso più voti nelle periferie che non nei quartieri centrali, ovviamente parliamo di pochi voti e lo sappiamo, e però siamo convinti anche rispetto ai voti che abbiamo ottenuto nei municipi che attraverso un'azione seria del partito nei luoghi di lavoro e nei territori, nei quartieri di periferia, sia possibile riconquistare la fiducia che è stata persa e perché no ottenere anche risultati migliori. La questione delle Olimpiadi, la centralità delle periferie, il discorso del mondo del lavoro che oggi è sempre in una condizione peggiore a cui vengono costretti milioni e milioni di lavoratori, per noi sono i punti di battaglia politica su cui il Partito Comunista vuole e può dire la sua.